486. Ottantanove. Macchina, come vedete, estremamente veloce. Questa è un setup per la massima velocità, per divertirsi, per fare i record agli autovelox, però diventa un po' difficile da gestire, diciamo, soprattutto perché è un trazione posteriore, quindi è un po' scorbutica e la tenuta in alta velocità è un po' limitata. Motivo per cui ho anche realizzato altri assetti, fermati. Auto messa a punto, abbiamo nelle configurazioni assetto miei preferiti, ne ho fatti tre. Questo qui è il top speed 487, poi in realtà riusciamo ad arrivare anche a 489,90 in discesa se ben lanciati. Descrizione 488. Poi abbiamo questo qua che invece è un leggermente più equilibrato, quindi ha una tenuta migliore, una velocità di punta 10 km inferiore. L'ho chiamato 4,78, guarda un po'. Sempre tutte e due trazione posteriore. Poi c'è una terza che invece è in trazione integrale, snatura un pochettino la macchina, come tutti gli integrali tende a essere un po' più difficoltosa la sterzata nelle curve, soprattutto le curve molto veloci. Però diciamo ha una partenza molto più rapida, un'accelerazione quindi più cattiva. Una velocità di punta non tanto ridotta, solamente di 10 km orari, che tutto sommato non è quella grande differenza. Questo l'ho chiamato AVD 478. Direi davvero una gran bella macchinina. L'ho pagata 1 milione comprandola all'asta, il prezzo solitamente si aggira sui 2 milioni in questo periodo, quindi direi che tutto sommato è una macchina abbastanza accessibile e più. Da grandi soddisfazioni, ovviamente non è completo come una Sesto Elemento, sempre la mia preferita quella, però diciamo qualche sfizio con questa ce la possiamo anche togliere.